Ah, ragazzi, come state? Sì, mi vedete ancora col maglione perché qui da me fa ancora un po' freddo. Fuori ci sono tipo 22 gradi, in casa ne ho 16, per cui ho ancora abbastanza freschino. E in questo video vi mostro dei prodotti che ho preso su Douglas, cominciando dalla matita, che è una matita di un pastello di neve. Che mi sono dimenticata Alternative e sinceramente non aspettavo più violaccia, invece somiglia a alcune che ho già. Poi vabbè, non so cosa si può vedere dalle mie labbra sottili. Facciamo uno swatch. Comunque bella bella, sono i miei toni, i miei colori, però me l'aspettavo appunto con più del viola. E ho preso tutto con uno sconto del 20%, per cui questa mi sembra che il suo prezzo siano 6,80 euro. Una volta costavano 4,80 se non sbaglio, tipo forse 2 anni fa. Va bene, ho preso questa. Poi sulle unghie ho uno smalto che non ho preso qua, che avevo già da un po', che ho dovuto dare 3 passate. E di cosa parlo? Di questo di Nice Ink. Mi scriverò poi il colore in info box. Allora, vi mostro cosa ho preso su Douglas. Ho preso le goccine che volevo tanto per diluire lo smalto. Ho un top coat e uno smalto che sono piuttosto asciutti, infatti non mi sono durati niente. E mi servivano proprio queste goccine di Mavala che ne avevano messe poche per diluire appunto un po' lo smalto. Io le ho prese a metà prezzo, poi ho visto che sul sito si sono esaurite e non sono più disponibili. Comunque potete trovarle nelle profumerie, e, non so se anche in negozio da Douglas, e da Tigotà mi sembra di averle anche viste, però costano più di 10 euro, tra i 10 e i 12 euro. L'unica cosa che ho visto, sì, a questo contagocce, se era una pipetta, secondo me era meglio perché uno schiacciando manda giù le gocce che vuole, invece così bisogna stare un po' attenti. Comunque l'ho pagate sulle 6,50 circa. E è un prodotto che era tanto che volevo prendere, visto che appunto era scontato a metà prezzo, ho detto lo provo perché cioè, non voglio buttare via dei prodotti che sono ancora magari in buone condizioni, ancora tipo a metà, quando magari con queste goccine le riesco di recuperare appunto degli smalti. Non ci ho mai creduto tanto, magari c'è chi ci mette l'acetone dentro. Sì, ho provato, ma ho combinato un casino, cioè perde l'efficacia lo smalto, il top coat, queste sono specifiche, dice che fa durare di più lo smalto più a lungo, proprio anche lo smalto in sé, non solo sulle unghie. Infatti dice che alcune gocce sono sufficienti per rendere fluido il vostro smalto per unghie diventato troppo spesso, restituendo la consistenza fluida ideale. L'applicazione del vostro smalto per unghie in strati sottili sarà facilitata e prolungata la sua durata. Ne faccio rivedere. Si chiamano diluente, vabbè, io non è che vado a leggere l'italiano, diluente per lo smalto delle unghie, 10 ml, cioè con una boccetta così ci si dovrebbe fare un bel po' di smalti. Oh, questo ciuffo ribelle oggi. E va bene, poi continuando, allora mi ispirava molto questa mini maschera per le labbra di Giada Cosmetics, che è un prodotto biologico, e siccome ho le labbra sempre secche, i balsami labbra non mi bastano, così ho detto ma proviamo a fare una maschera per le labbra. Mi scappa da ridere se devo stare con la bocca chiusa. C'è un prodotto certificato AIAB, 20 ml, qua dice con olio di mandorle dolci e burro di karité, perché poi quello che è scritto qua dietro non lo leggo, è scritto troppo piccolo. E va bene.
Poi su Douglas è uscita anche Purofi, che è sempre un brand biologico di cui non ho mai provato nulla. E ho voluto prendere una crema mani perché diciamo che tra le cose che costano meno e che magari consumo un pochino di più, ho voluto provare questa. Dice con acido glicolico, per cui dovrei andare anche un po' a sfogliare, magari per anche le macchie che ho sulle mani, quando le macchioline, non so se si possono vedere, credo siano dovute all'età, anche se sono un po' di anni che ce l'ho, è sigillata. Si sente un po' il profumo, cioè me lo sono messo sulla bocca, brava. E sa di crema classica, anche questa, tutto col 20%. E questa 60 ml, sì, non è che abbia un pack così. Tra l'altro Purofi non è un brand neanche tanto economico e ha un'etichetta un po' così messa, un tubetto bianco con un'etichetta adesiva attaccata sopra, non so se potete vedere, ma mi sembra un po' così. Poi avevo messo in wishlist, adottiamo da tanto, questo blush di Cosmofy in collaborazione con Alessandro Orati. E questa è la colorazione, dove è scritto che non me lo ricordo. Wayward dovrebbe essere. Comunque quella violacea qua ha una pellicola che si può staccare. Infatti penso che, ecco, appunto la tolgo. Ho preso una colorazione un po' violacea, poi mi piaceva perché? Perché sul viola, la confezione è sul viola, non so se riuscite di vederlo. E poi sul violaccio anche il blush, che è questo, il blush. Guardate ragazzi, super pigmentato. Wow, Heidi, ho un po' esagerato. Sì, ci picchia. Cioè, io ci vado piano, vero? Sì, ci sono andata proprio piano. Ai, 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 ai. Ho fatto la mia gaffe, poi io non cancello, non faccio niente. Vabbè, basta sfumarlo bene, vediamo se riesco un attimino. Non è tutto a portata di mano questo pennello. Qui, vabbè, al limite lo sfumate se vi capita, con un po' di cipria, un po' di illuminante. Cioè, è proprio di qua che ho esagerato. Cioè, ci sono andata col dito pesante, eh? Mamma mia. A me piace un casino il colore. Non a specchietto, vabbè, ma chi se ne frega, tanto lo uso in casa. Ecco, facciamo le guance lady da tutte e due le parti, così praticamente faccio anche l'applicazione in diretta. E adesso rimango così viola. Sì, diciamo che è bello pigmentato. A me piacciono anche pigmentati, però ci picchia. Sono andata troppo col dito pesante. Eh sì, adesso rimango così. E vabbè, dai. Il bello della diretta è il bello di non cancellare, di non fare tagli, perché non ce n'ho voglia. Tanto vedo di quelle cose. C'è gente che non taglia eppure fa un sacco di visualizzazioni. Sì, di qua non se ne vuole, non si vuole sfumare. E allora, se avete voglia di guardare, magari può essere di spunto anche per voi. Guardate questa cipria che la sto finendo. Sono orgogliosa di me, sto finendo una cipria. Ecco, visto? Ecco, così. Un piccolo trucchetto che penso, vabbè, che conoscete tutte, così se non lo conoscevate, ora lo sapete che se vi capita di provare così un blush che è super pigmentato, lo andate poi a sfumare con la cipria, anche se la vedo dura, eh. Adesso me lo tolgo del tutto. Dai. A parte che qui ho la cuperosa, vabbè, se sfrego ancora un po' divento viola solo per quello.
Sì, ha fatto un po' di macchia. Non capisco perché. Non riesco a rilevarlo neanche con la cipria. Non era calcolato che avessi, cioè, che facessi poi un mezzo make-up qua, eh? Doveva essere un video solo. Va bene, ragazzi, dai, sennò qua non la finiamo più. Continuiamo con gli acquisti, a parte che mi sa che ormai ho finito. No, c'è ancora un prodotto. Ho preso queste, come si chiama? Questi pad struccanti di Real Techniques, però sinceramente sono rimasta male perché sul sito ci sono con il contorno arancione e il pad bianco. Qua sembrano già usati, sono due, sono già usati perché sono un po' grigi, sembra che ho già fatto un trucco, sono completamente nuovi e morbidissimi, belli, quello sì, però cioè, sul sito li fanno vedere col bordo arancione e qua bianco, invece mi sono arrivati così, cioè, ci sono rimasta male perché io, cioè, mi piacevano così, ma vabbè. Comunque della Real Techniques dovrebbero essere validi perché è un buon brand, i pennelli sono ottimi e non costano tantissimo. Ne ho e mi trovo bene, ne ho anche da 2 o 3 anni. Allora, poi con questo acquisto, non mi ricordo se era un'offerta, per cos'era più? Non me lo ricordo, ragazzi. Vabbè. C'era in omaggio questa crema balsamo, dice body cream della Kiss, non so come si pronuncia, l'ho già sentito nominare, ma non mi ricordo come si pronuncia. Poi non potevo farmela scappare. Dal pack viola, il mio colore preferito, è una mini taglia perché crema corpo, sono 12 grammi. Mamma mia, perché scrivono così piccolo? Allora, sì, sono 12 grammi con un PAO di 3 mesi solo. L'inci, non lo so. Una parola, sono riuscito di fare uno screenshot. Comunque è un prodotto cruelty free. E mi attira molto questo brand. Però non essendo biologico è un po' costoso. E quando ho visto che c'era in omaggio, meno male che sono andata sulle mail perché cioè me l'ha detto, insomma, praticamente ho visto tramite le mail che c'era questo, mi sembra mettendo il codice, se no ciao. Allora, poi arriviamo al campionato. Ah no, mi stavo dimenticando un'altra bella cosa. Scusate. Ta-ta-ta. Dai, ditemi che non è bella, cos'è? Una pochette. Solo che peccato che il tigrotto è solo di copertura, diciamo. Si stacca. Una bella pochette così mi mancava, tutta tigrata. Una bella pochettina. E che non mi ricordo nemmeno più di chi è. Andiamo bene. Di Morphe. C'è una carta che farà un gran casino. Entro così, poi comunque è semi trasparente, si vede un po' la mia mano e sa mai cosa ci sarà dentro. Dei pennelli, 5 pennelli, allora due viso, volendo anche tre. Vedete, mi attirava, a parte la pochette, che sapete la mia mania delle pochette, chi è nuovo ora lo sa, proprio fissata con le pochette e dei pennelli anche. Allora abbiamo, sì, questo per l'illuminante, per il blush e sì, direi che questi quattro sono per gli occhi, uno diverso dall'altro. Ovviamente il mio preferito è quello viola, belli, eh, a me piacciono tantissimo, vengono così appuntiti. Partono un po' più larghi, poi scendono appuntiti. Ne tiro fuori uno, dai, così si vede meglio. Sono morbidi.
Allora, ecco, sono di Morphe in collaborazione con Lisa Frank. Mai visti su YouTube questi pennelli, almeno. Voi fatemi sapere se li avete visti, se li avete e come li trovate. Ma non è bella questa pochette. Peccato che io pensavo che il tigrotto fosse proprio impresso, la tigre, insomma, forse proprio impressa sulla pochette, perché dal sito non è che si vede così bene. Adesso mi sono preso ad appoggiare le cose, vi faccio vedere i campioncini. Ho finito, sta venendo un video lungo tutto per questo blush che ho dovuto sfumare. Allora, c'era questa piccola box di profumi Discovery Box di, vabbè, di Givenchy, che c'è questa plastichetta così, praticamente si apre in questo modo, adesso mi casca tutto, e ci sono due campioncini, cioè tutto sto ambaradam per due campioncini. Interdit Edition Millesime, boh, perché mi devo mettere a parlare le lingue che non conosco. Vabbè, l'Interdit Givenchy, sarà quello classico, non lo conosco come profumo. Carino. Vabbè, comunque sono questi due, non so se li conoscete. Poi un Eau de Parfum Black Opium, e per ultimo un campioncino di Narciso Rodriguez Musk Noir Rose. Dovrebbe essere nuovo, se non ho capito male. Ok, ragazzi, davvero questo video è venuto anche troppo lungo. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e se vi va ci sentiamo nei commenti. Ciao, un bacione. Una stampa. Wow. Ah, comunque la matita l'ho trovata più secca del solito. L'ho ripresa di neve perché ne ho già alcune di neve e mi trovo bene perché sono morbide. Però questa qua l'ho trovata più secca, non so se è cambiata la formula o cosa, perché avevo anche messo il burro cacao che poi ho tolto. Le labbra ce l'avevo morbide, però sì, un po' più secchina. Poi appunto, come vi ho detto, il colore me lo aspettavo un po' più violaceo, invece è il classico colore di tante matite che ho. Vabbè, pazienza, mi sa che assomiglia a orchidea. No, ah no, l'ho provato perché ho ancora il mozzicone che l'ho tenuto apposta. No, questa è più carina, anche se io amavo tantissimo Orchidea, ma non so perché non la facciano più. Orchidea era più aranciata rispetto a questa. Questa è proprio più rosa. Comunque, tutta in tinta, eh? Ecco qua, che ho fatto la macchietta io. Che bella. Va bene, ragazzi, vi saluto, ciao.